Buongiorno, sono qui al comune, all'ufficio tecnico con gli assessori di competenza per prevalare l'ordinanza di chiusura per 2 giorni, lunedì 12 e martedì 13, dei plessi scolastici dove si sono verificati alcuni casi di positività al Covid-19. Questo ovviamente sentito anche i dirigenti scolastici e alcuni genitori. Per consentire, proprio per ulteriori misure precauzionali, l'attività di sanificazione. Voi sapete che ci sono stati una positività di 3 bambini per il momento, perché siamo in attesa ancora degli altri tamponi dell'altra scuola, che una è la scuola Salvemini a Via Ravenna, l'altra la Penna, e per fare un po' un bilancio della situazione. I plessi coinvolti sono, come dicevo prima, per l'istituto comprensivo Salvemini, c'è il plesso di Via Ravenna e di Via Etruria, dove praticamente l'insegnante positiva insegnava anche in quella scuola. In questo caso sarà chiusa tutta la scuola, quindi anche la parte che ospita la scuola dell'infanzia dell'Istituto Fiorentino. E poi per l'istituto comprensivo Santromenna il plesso di Via Cilento. Quindi ricapitolando, chiuderemo le scuole, questi 3 plessi, in Via Etruria, in Via Ravenna, in via Cilento per 2 giorni per consentire la sanificazione. Ora i bambini stanno tutti bene, anche l'insegnante e anche gli altri casi che si sono registrati. Fin quando le scuole rimangono aperte, io spero che rimangano aperte, nel senso che non ci sarà un boom di positività, quindi è il ministro che decide l'apertura delle scuole. Perché dobbiamo garantire le attività scolastiche, soprattutto ai bimbi, è meglio tenere a scuola che in casa, quindi sperando che riusciamo a limitare la diffusione del virus, dobbiamo imparare a convivere con queste possibilità, con questa evenienza. Se collaboriamo tutti quanti e rispettiamo le regole, penso che ne usciremo sicuramente bene. Quindi buona giornata, vi terrò sicuramente. Vi informerò sul prosieguo, su altre, speriamo, nessun'altra positività. Buona giornata.